Mi chiamo Nicola Topani, sono responsabile di prodotto in Wingamm. Mi sono laureato in Francia per poi trasferirmi in Italia. Ho lavorato per molti anni per diversi costruttori, Fiat, Alfa Romeo, Ferrari, fino ad incontrare Wingamm, dove ho trovato la stessa autenticità, la stessa passione, la stessa unicità di prodotto che ho trovato in Ferrari. L'unicità del concetto Wingamm nel mondo dei camper è la monoscocca in vetroresina. Normalmente i camper sono realizzati attraverso dei pannelli assemblati tra di loro tramite giunzioni meccaniche sui limiti di ogni pannello. Il nostro concetto è di realizzare una monoscocca in vetroresina unica, senza soluzioni di continuità, che rende il prodotto, il camper Wingamm, robusto, elimina alla radice i problemi di infiltrazione, di rumorosità, perché non ci sono movimenti relativi tra i componenti, e anche di sicurezza, in quanto blocco unico e solidale al telaio. La soluzione concettuale Wingamm crea un prodotto che non si deteriora nel tempo. La realizzazione del camper Wingamm comincia con la monoscocca in vetroresina, che è ottenuta da uno stampo unico sul quale viene spruzzato del gel coat, poi viene steso un primo strato di vetroresina, viene applicato successivamente uno spessore di 25 mm di coinventante e un secondo strato di vetroresina. Finito questo guscio, che si chiude su quattro lati, applichiamo il pavimento, che viene a sua volta resinato con la monoscocca. Finita la monoscocca, il tutto viene incollato e fissato meccanicamente al telaio, per poi andare in carrozzeria per avere la finitura e l'integrazione perfetta della monoscocca sul telaio e riverniciatura dell'insieme. Dunque, così la monoscocca appare perfettamente, ma non solo appare, perché è effettivamente perfettamente integrata al telaio strutturalmente e esteticamente. Lo sviluppo degli interni del camper Wingamm parte ovviamente dall'ufficio tecnico, con una ricerca ergonomica degli spazi in modo da sfruttare ogni centimetro quadrato, realizzando il mobilio curvo, creando delle linee di stile e di design nell'arredo, in modo da creare un ambiente piacevole, riposante, accogliente, evitando spigoli, evitando volumi aggressivi, volumi intrusivi, utilizzando materiale di prima scelta, con dei multistrati di prima qualità, con dei rivestimenti in laminato e non in carta, perché il mobilio abbia l'arredamento abbia la stessa robustezza della monoscocca in vetroresina. Il nostro arredo viene incollato in modo da evitare che tutti i fissaggi che normalmente si usano si possano allentare nel tempo e creare rumorosità, scricchiolii durante la marcia del veicolo. Ogni modello Wingamm ha un interno dedicato, in modo da sfruttare al meglio tutti gli spazi disponibili, senza cercare la standardizzazione, contrariamente a quello che si può trovare nel resto del mondo camper. Per il comfort termico utilizziamo, nella realizzazione della monoscocca in vetroresina, del poliuretano espanso, contrariamente al materiale che viene più diffuso nel mondo del camper, che è il polistirolo estruso. Per avere la stessa capacità isolante servono 10 cm di spessore di poliuretano contro 17 cm di polistirolo estruso.